Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Mentre l'indisponente mondo dei social, della cronaca rosa e della televisione, non fa che sfornare le più incredibili indiscrezioni sulla sua sfera personale, all'Isola dei Famosi 2023 l'ex suor Cristina Scuccia si è rivelata in un suo lato finora sconosciuto. Un dramma legato a The Voice of Italy, superato con la terapia. Per lungo tempo Cristina Scuccia è rimasta traumatizzata a causa delle persone che le si avvicinavano in seguito alla vittoria a The Voice of Italy. La 34enne era ancora suor Cristina. Sentiva di non potersi fidare degli altri. Troppe volte registrata di nascosto e poi sbattuta sui giornali. Il retroscena all'Isola dei Famosi. L'accompagnamento terapeutico mi ha aiutato molto, un percorso con me stessa che non avevo fatto. Quando ho iniziato ero veramente da sola ed in frantumi, non riuscivo a uscirne. Per me è stato difficile anche fidarmi perché The Voice of Italy mi ha portato il dramma del non fidarmi delle persone. C'erano alcuni che si avvicinavano a me microfonati di nascosto, quindi, avevo paura di chiunque si avvicinasse. Si è così lasciata andare Cristina Scuccia mentre parlava in acqua all'Isola dei Famosi con Kerin Clary. Ogni fine messa, era diventata un incubo per lei. Finivo di cantare a fine messa e magari mi venivano a salutare. Dopo ho trovato quelle mie stesse identiche parole sui giornali. La vivevo come una violazione, io non ero pronta a quello che ho vissuto. Non sapevo più chi avevo di fronte. Non so se l'Isola dei Famosi 2023 sia adatta per iniziare a potermi fidarmi, però mai dire mai. Qualcuno che potrebbe conquistarsi la mia fiducia l'ho adocchiato, ha inoltre aggiunto fiduciosa l'ex suor Cristina. Assurdo, poverina, i fan. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.